cercato in due occasioni di chiedere lo spostamento della data nel contesto in cui ci troviamo, essendo la Placci praticamente soffocata dalla contemporaneità di corse importanti come la Vuelta di Spagna, come il Giro d'Inghilterra, il Giro della Polonia ultimamente, però adesso è stato cambiato, insomma, è stato inserito in un altro contesto di data. Noi sostanzialmente abbiamo sempre avuto la risposta negativa da parte dell'UCI, perché ci è stato sempre risposto che era difficile collocare la nostra gara, che è una delle cinque gare che abbiamo in calendario in Italia, che può valere la caratteristica di Hors Categorie, quindi categoria di eccellenza. Ci è stato sempre detto di no, e quindi noi siamo stati sempre costretti, tra virgolette, ad avere una partecipazione un po' scarsa. Con questa, chiamiamola, operazione abbiamo da una parte garantito la qualità dei partecipanti a livello nazionale, poi l'anno prossimo in sede di discussione e di valutazione a livello di calendari internazionali poi andremo a vedere dove collocarci. Quindi ce la siamo presi da noi, diciamo, questa iniziativa del cambiamento di età. Bene, io dico un'ultima informazione, è un work in progress, quindi però a fronte di richieste di contatti, vi dicendo, abbiamo messo in linea il sito della settimana tricolore, l'indirizzo settimana tricolore 2009.it, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane verrà arricchito di contenuti e anche di informazioni utili per chi vorrà accreditarsi e vedremo in quel periodo. Nel ringraziare nuovamente tutti quelli che sono intervenuti oggi, il Comune di Imola, il comitato organizzatore della settimana tricolore, vuole fare un piccolo omaggio al commissario tecnico della nazionale Franco Ballerini. Sto sopra di lui. Che è stato tutto oggi. Che ha raffigurato un po' dei giornalmente storici di Imola, fatto dalla ceramica d'arte. Consegniamo la prima maglia della settimana tricolore di Imola. Un'occhiata qua, grazie. Anche qua un attimo. Grazie a tutti e alla prossima.